innanzitutto risponde all'arroganza di questa amministrazione comunale. C'è stato un referendum, l'accordo è stato bocciato, la reazione dell'amministrazione è in linea purtroppo con l'atteggiamento avuto in tutti questi mesi. C'è grande arroganza nei confronti dei lavoratori, non vogliono ascoltare le ragioni di chi lavora e di chi manda avanti questa città. Stiamo parlando dei servizi, degli uffici comunali, dei servizi per l'infanzia. C'è una battaglia che sta andando avanti da mesi, ci stiamo scontrando non solo con un governo che ha deciso di tagliare selvaggiamente, le notizie purtroppo di ulteriori tagli sono drammatiche, ma di un'amministrazione comunale che ha sposato completamente la linea del taglio, non difende gli interessi della città. Tra l'altro siamo nella città di Mafia Capitale, siamo nella città dove il sistema degli appalti con tutta evidenza è assolutamente fuori da ogni regola, non c'è bisogno che ce lo dice la Guardia di Finanza, ci sono i lavoratori che l'hanno denunciato per tanto tempo e continueranno a farlo, ma trovano un'amministrazione che, vogliamo dire, è complice? Quantomeno è immobile da questo punto di vista, e noi sappiamo che il sistema degli appalti non fa risparmiare, a parte la corruzione, non fa risparmiare, fa spendere di più. Quindi la reinternalizzazione di molti servizi sarebbe non solo un miglioramento della qualità, ma un risparmio, ma è esattamente quello che l'amministrazione non vuole fare. E poi c'è il capitolo dei fondi europei, su questo il Comune di Roma dovrebbe veramente andarsi a nascondere, cioè la spesa dei fondi europei, i soldi che arrivano dalla Comunità Europea per la Regione Lazio, in cui Roma dal punto di vista della forza lavoro, del peso quantitativo è enorme, ma l'amministrazione comunale è assente e noi glielo stiamo dicendo da più di un anno che devono assolutamente battere i pugni sul tavolo, perché il tema delle periferie, il tema della riqualificazione dei servizi possono trovare risorse dentro i fondi europei, invece il sindaco Maio si gira dall'altra parte. Adesso hanno fatto venire una funzionaria dalla Presidenza del Consiglio, una super esperta, fino ad ora abbiamo avuto solo incompetenza da parte di questa amministrazione comunale, e direi anche si sono inchinati alle scelte della giunta Zingaretti, che da questo punto di vista è in linea con tutte le precedenti giunte che si sono susseguite in questi anni. Quindi quello che noi diciamo è, per esempio, le risorse europee possiamo utilizzarle per la città e per i cittadini, e farlo dentro un meccanismo di partecipazione e di discussione con i lavoratori, con i cittadini, con i tanti movimenti che da tempo chiedono ascolto. Sappiamo che il vice sindaco sta facendo il giro delle periferie per ascoltare la città, ma tutte le richieste che gli abbiamo fatto noi, perché non le ha ascoltate fino adesso?